franca.leonardo.it, franca. E intanto, a che edizione di Storie Maledette siamo? La sedicesima edizione. Sedicesima edizione, dopo 16 anni è un programma che continua a riscuotere tantissimo successo. L'ultima edizione è andata in onda in prima serata, questa andrà in onda in seconda serata. Come mai questa retrocessione, che non è proprio una retrocessione? È una scelta. Io devo dirti che scelgo la seconda serata, preferisco la seconda, ma anche perché sono argomenti sempre molto impegnativi, molto forti, e quindi la seconda serata mi rende più libera sul piano proprio della materia e anche sul piano dell'esposizione. Insomma, la prima serata doverosamente deve usare, chi frequenta la prima serata deve avere una prudenza anche rispetto, diciamo, una maggiore attenzione per i minori, e quindi Storie Maledette è una trasmissione impegnativa, deve andare in seconda serata. Ci saranno dei casi particolari che hanno scosso l'opinione pubblica, non ci può anticipare nulla, ma come mai invece questo slittamento dalla primavera all'autunno? Beh, è stata una scelta mia, che il direttore, devo dire, ha rispettato con grande sensibilità, perché oltretutto l'autunno è più adatto, diciamo, autunno e inverno è più adatto a una materia impegnativa. La primavera, l'estate deve avere sorrisi e allegria. Perché secondo lei il crimine diventa mito? Il crimine non deve diventare mito. Beh, io penso a Ballanzasca, la banda della Magliana, a Gomorra, sono tutti ma lì episodi sono casi estremi di delinquenza, sono cose diverse. I miei protagonisti non sono mai professionisti del crimine, sono persone come me, come te, che a un certo punto della vita cadono nel vuoto di una maledetta storia. Ecco perché l'ho chiamata Storia Maledetta. Cosa che può succedere a tutti, perché ognuno di noi si può essere candidato a una storia maledetta, una maledetta storia, quindi bisogna stare molto attenti. Tra Calosini con i suoi Leosinas, che rapporto c'ha? Abbiamo visto la presentazione a Milano, che è stata l'unica che ha avuto una standing ovation. Ma lì non erano i Leosinas, lì era la stampa e tutti i miei colleghi della RAI. I Leosinas non c'entrano, i Leosinas sono uno dei punti di forza del mio lavoro e anche uno dei punti di allegria. Lei con web che rapporto ha? Meraviglioso, è fondamentale. Ora il web, insomma, noi secondo me esistiamo, ecco, i dati di ascolto adesso quasi non hanno significato, quello che ha significato è il rapporto diretto, e il web è molto più importante adesso dei dati di ascolto, che sono ormai diciamo impraticabili, perché tu pensa quanti vedono sul televisore, ma i ragazzi per esempio lo seguono sull'iPad, lo seguono sul cellulare, si vede sul replay, insomma sostanzialmente invece il web, social, sono l'ultima informazione di servizio, andrà in onda di sabato sera? In genere, sì, dovrebbe essere. Ok, in bocca al lupo. Crepi il lupo.